fischiare per strada come se fossi un cane. Non è nella nostra natura dire di amarci, alla fine amarci così male. È un soleggiato che è 11 febbraio. 11? Sì. Francesca Michelin è al piano e stiamo per fingere la scena del nostro incontro. In realtà è tutto il giorno. Sì, infatti. Ma, non, ma si deve riprendere anche quello che sono, allora faccio altre cose. Ah, bella! Ciao, Fra. Ciao, bella. Come stai? Ciao, Fra. Sì, sì, è lei, sono sicuro. My love, my real big love. Se è vero. È bella strong, diciamo come mood generale. Ora abbiamo sentito solo l'ultima, vabbè, c'era anche l'altra, ma comunque è abbastanza simile, cioè non c'è un cambio radicale, diciamo, no? Te giustamente preferisci il basso fatto in quel modo, io dico, considerando che Damiano ci deve cantare sopra. Ma infatti, capito, tutte cose voi le sapete. Vendichiamo per il corpo la libertà, ma critichiamo una ragazza che si veste come le va. Ci insegna anche la donna e madre, o una pin-up che guida male, ma il navigatore a quella voce là dell'immagine servile con cui ci avete dipinte, con il fatto di sentirci obbligate a essere spinte. Usate il nostro seno ovunque, è una cosa normale, ma se allattiamo in pubblico non si fa immorale. Non è nella mia natura farmi fischiare per strada come se fosse un cane. Non è nella... Scrivendo la lista nera. Fa un po' la chitarra principale, ma sta sotto dove avremo Damiano. E poi qua facciamo qualcosa di estremo. Ora capiamo come sono trattato. Siamo schiavi di una cultura patriarcale, la cultura del possesso, dove nessuno può più scegliere da che parte stare. Dove una madre è solo madre, una figlia è solo figlia, un uomo è solo uomo e l'amore è solo uno. E ho visto troppe mani non alzarsi in aiuto degli altri e diventare schiaffi. E non è un complimento urlare che bel culo. Ricorda, non ti rende uomo saper dare un pugno. Non è nella mia natura farmi fischiare per strada come se fossi un cane. Non è nella nostra natura dire di amare.